Cosa accomuna il compositore barocco Corelli e la pop star Britney Spears? Nel 1700 Arcangelo Corelli pubblicava a Roma la sua opera quinta, Le sonate a violino, violone e cimbalo. L'opera contiene 12 sonate barocche e tra queste c'è una composizione che è passata alla storia, la numero 12, in re minore, che Corelli intitola La follia. La follia di Corelli si basa su un tema musicale molto antico e su una sequenza di accordi che si ripete ad oltranza. Questa stessa sequenza armonica è onnipresente nella musica di ogni tempo. La ritroviamo persino nella musica pop contemporanea, come in Oops, I Did It Again di Britney Spears. Stiamo parlando di un tema musicale immortale che attraversa tutta la storia della musica, il tema della follia. Nella musica antica ci sono molte forme di basso ostinato, cioè dei giri di basso che si ripetono sempre uguali e su cui si articolano delle variazioni melodiche, per esempio il basso di Ciaccona. Ascoltate questo madrigale di Monteverdi e notate come la musica si articoli su un basso di Ciaccona che si ripete ciclicamente, sempre uguale, attraverso tutto il brano. Le evoluzioni delle voci su questo basso ostinato, ripetuto, si fanno sempre più complesse. Il madrigale rappresenta la gioia della primavera che ritorna, annunciata da Zefiro, il vento primaverile. Il basso ostinato conferisce al brano un andamento danzante e le voci rappresentano la vivacità dei venti primaverili con queste gioiose pitture sonore che rappresentano di volta in volta i venti, le onde e la danza. Questo era un esempio di Ciaccona, tratto dal nono libro dei Madrigali di Monteverdi, Madrigali e canzonette a due e tre voci. Un'altra tipica forma di basso ostinato, oltre alla Ciaccona, è la Passacaglia, di cui abbiamo già parlato in questo video. E strettamente imparentata con queste forme c'è la follia, che come le sue due cugine è anch'essa un basso ostinato che ricorre per tutto il brano. Su questo basso si articola però anche un tema musicale che viene di volta in volta variato. La sonata numero 12 di Corelli consiste infatti in 23 variazioni sul tema della follia. Il tema della follia, come detto, ricorre nella musica di ogni tempo. Vivaldi vi comporrà delle variazioni nelle sue sonate a tre del 1705. La numero 12 è una follia. Bach userà la follia nella cantata profana BWV 212, meglio nota come Cantata dei contadini. Nella quinta sinfonia di Beethoven, a un certo punto del secondo movimento, la musica si apre improvvisamente su una follia. E ritroviamo la follia anche in Liszt, nella sua Rapsodia spagnola. Per non parlare della musica contemporanea, popolare e delle colonne sonore.
Era il 2023, quando Francesco ricevette una misteriosa notifica. Era una richiesta di aiuto. Ciao, ti prego, dimmi come si chiama questa musica rinascimentale. La sto cercando da anni. Il caso si infittiva. Francesco aprì il link e si ritrovò davanti a The Other Boy and Girl, un film del 2008 diretto da Justin Chadwick, un film che a quanto pare era famoso soprattutto per le sue inesattezze storiche, ma che utilizzava la follia in un modo storicamente appropriato, riproponendola come corona sonora di un film, di una storia ambientata nel tardo Rinascimento. Infatti all'origine della follia c'è proprio una danza rinascimentale di origine portoghese, una danza che aveva in origine caratteristiche di estrema vivacità, da cui il nome follia. Le danze hanno una grande importanza nella musica antica, che spesso ricorre a una scrittura ritmica e melodica ispirata a precise forme di danza. Le sonate da camera dell'opera quinta di Corelli, che abbiamo citato a inizio video, non sono nient'altro che un susseguirsi di danze differenti. La salabanda, la giga, l'allemanda e così via. Esattamente come nella forma della suite. In particolare la sarabanda, dal punto di vista ritmico, è affine alla follia. È infatti una danza solenne con un ritmo caratteristico in tre quarti puntato e con accento sul secondo tempo. Molto famosa è la sarabanda della suite in re minore per clavicembalo di Handel. Questa sarabanda è stata anche utilizzata, riarrangiata, nel famoso film Barry Lyndon di Kubrick. Follia e sarabanda sono vicine dal punto di vista ritmico, ma la follia consta anche di un profilo melodico e armonico peculiare. La prima attestazione di follia risale al Cancionero de Palacio, un manoscritto spagnolo rinascimentale che raccoglie la musica di corte dei sovrani spagnoli e che contiene la canzone Adoramus te Señor di Francisco de la Torre. Da questa composizione in poi, il proliferare della follia in Europa sarebbe stato inarrestabile. Frescobaldi pubblicherà Le partite sopra la follia nel suo primo libro di toccate e partite di intavolatura, nella seconda edizione del 1616. Carl Philipp, il figlio di Bach, nel 1778 scriverà le sue 12 variazioni sulla follia di Spagna, in cui il tema della follia viene variato in maniera geniale e modernissima. Questa tradizione musicale arriverà fino a Rachmaninoff e alle sue variazioni sul tema di Corelli del 1931. Ispirate proprio a quella famosa opera quinta con cui abbiamo iniziato il video. Vi invito a iscrivervi, a commentare e anche a recuperare l'ultimo mio video sull'uccello di fuoco di Stravinsky. Vi annuncio anche che presto terrò altri incontri a Palazzo Merulana, incontri dal vivo ispirati ai miei video e di cui vi fornirò tutti i dettagli più avanti. Così se vorrete tornare a vedermi potrete farlo. Detto questo vi saluto. Ciao ciao! Thank you.